Tifosi e tifosi dell'Olbia, quest'oggi ricordiamo il nostro glorioso passato, conferendo uno speciale riconoscimento alle nostre bandiere storiche. Faremo un tuffo nella storia per premiare chi nel primissimo dopoguerra ha contribuito a rifondare e mettere le basi della nostra grande Olbia. Per i rappresentanti di quella generazione che venne ribattezzata affettuosamente Sa Canovera. Tra qualche istante il vicepresidente Alexandre Tartara insegnerà dunque il titolo di ambasciatori dell'Olbia Calcio, quattro ex giocatori per aver tenuto alto l'onore e i colori di questa prestigiosa società. Ad appena 17 anni giocò nell'Olbia che disputò la prima Serie C del dopoguerra. E dopo un'esperienza in penisola, a Fabbrico, con Gustavo Giannoni, tornò in città consacrando la propria brillante carriera. Signore e signori, facciamo un fortissimo applauso per Egidio Botta. Egidio Botta non è presente, ma ritirare il premio per lui sarà Tonino Conte, grande giocatore anche lì dell'Olbia Calcio. Di lui dobbiamo dire che nella stagione 1952-53 ha sancito il record di 613 minuti di imbattibilità, che durò oltre 18 anni. Fu il portiere del ritorno nella quarta serie nazionale, noto a tutti come Stanga Lunga. Signori e signori, la Sala Cinesca, facciamo un applauso per Tonino Farrucciu! Riceve l'onorificenza dalle mani del vicepresidente Alexandre Tartara. Signori, ancora un applauso per Tonino Farrucciu! La terza bandiera era un giocatore esplosivo, potente, veloce, ma anche letale sotto porta. Ha stabilito il primato di 16 reti in una stagione che pochi altri campioni in tempi più recenti sono riusciti a superare. Facciamo un applauso per Marino Spano. Viene a ritirare la targa. È stato il diamante più puro che il calcio olbiese ha espresso nella sua storia. Un campione vero che migrò giovanissimo e ottenne il meritato successo a Mantova, dove raggiunse la Serie A. Fu in seguito grande allenatore, tra le altre, di Milan e Cagliari. Signori e signori, un applauso forte per Gustavo Giannoni. A ritirare il premio per Gustavo Giannoni e suo fratello Piero, anche lì grande bandiera storica dell'Olbia. Ancora un applauso. Dai, non fermiamo!
Ancora una volta con Enrico Gerolli.